Sicuramente è il cantico per eccellenza che noi facciamo nelle nostre liturgie e con Maria vogliamo dire il nostro Magnificat per tutte le cose straordinarie che fa nella storia di ognuno di noi. Ecco, adesso vogliamo vivere questo momento, do subito parola a Rosario che insieme vuole dare il benvenuto a ognuno di voi, alle corali e ai bambini della scuola. Un abbraccio davvero a tutti fin dall'inizio e poi ci salutiamo alla fine con la preghiera. Buonasera a tutti, benvenuti e soprattutto bentrovati. Iniziamo subito con le presentazioni. Infatti vedete i bambini sono della scuola della maestra Antonella Ferraioli, eccola qua. Sono alle prime armi e hanno voglia di crescere. Quindi questa diciamo che è una specie di trampolino di lancio. Ecco, stasera all'ombra della Vergine Immacolata diamo veramente il lancio a questi bambini. È una scuola, la maestra è nominata, sapete perché? Perché lei, con il suo entourage, è quella che organizza il concerto di Natale al Vaticano che noi vediamo per i canali Mediaset, quindi è lei con i suoi collaboratori. Quindi stasera si inizierà anche con il suo violino, con il suo violino. Quindi il brano che eseguiranno stasera è l'Ave Maria di Caccini, suonata e cantata anche dal soprano nostro. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Thank you.
Quest'anno ci siamo anticipati, quindi cantiamo noi quest'anno. Il nostro coro, come lo sapete, è su già da quasi 10 anni, ma soprattutto per la caparbietà, lo posso dire con la caparbietà di Padre Massimo, che ha martellato perché ci fosse questo coro. E noi siamo contenti di essere arrivati fino adesso e lavorare. Ieri il Vescovo nella sua omelia ha detto veramente ci ha gratificati, ma forse secondo me non valeva solo per noi ma valeva per tutti. Ha gratificato veramente il sacrificio che fa ogni coro per poter arrivare dove si arriva, per poter fare quello che si fa. Stasera il nostro coro esibirà il Magnificat di Fresina e Nascente lo Messia dalla Cantata dei Pastori in un modo un po' rivisitato e vedrete che cosa viene fuori.
Thank you.
orchestra Guido Ferraioli. Alle nascite Anna Chiavazzo, alla chitarra e maestra di Pinucci e ai violini Enrico e la maestra Antonella. E la nostra maestra di coro Rosario Pioppo. Mattia. Diamo adesso il benvenuto al coro polifonico San Biagio. Il coro polifonico San Biagio di San Marzano sul Sarno nasce nel gennaio 2011 cercando di portare avanti una buona tradizione corale a servizio di tutta la comunità parrocchiale. Il coro svolge il suo servizio in tutte le celebrazioni più solenni che si seguono nel corso dell'anno liturgico e eseguendo un repertorio che comprende il canto gregoriano, corali di Bach, Mozart, composizioni di Perosi e di compositori contemporanei che continuano ad arricchire il repertorio della musica liturgica. Il coro polifonico San Biagio da diversi anni organizza concerti di meditazione, offrendo una vera contemplazione di carattere spirituale attraverso la musica. Il coro ha prestato molte volte servizio liturgico nelle celebrazioni diocesane, in particolare il 9 aprile del 2016 ha avuto l'onore di cantare nella Basilica Patriarcale di San Pietro in Vaticano, in occasione del pellegrinaggio diocesano organizzato dalla diocesi di Nocera Sarno. Ha partecipato a numerose rassegne per cori polifonici, in particolare nel 2018 ha preso parte alla rassegna polifonica nazionale presso la città di Sulmona. All'inizio del cammino il coro sceglie di intraprendere un'ardua missione, parlare di Dio attraverso il canto. La preghiera cantata rende più solenne la celebrazione liturgica e crea la giusta atmosfera che aiuta i fedeli e i coristi stessi a mettersi nel giusto atteggiamento di raccoglimento nel momento in cui Cristo Gesù scende in mezzo a noi ed entra nei nostri cuori. Diretti dal maestro Pietro Russo, il coro canterà Dormi non piangere, Ave Maria Stella del Mare e Cinque Verso. Chiedo scusa, mi hanno dato un'altra. Non lo so, chiedo scusa. Scusa accettata. Forse era quello del coro di Santa Maria. Presenta perché. Seguiremo tre brani, uno dedicato alla Madonna o Santissima, questa melodia di tradizione popolare siciliana e armonizzata da Luigi Morfino, poi faremo di Carl Philipp Emanuel Bach, O Re dei Re, e concluderemo con Resonet in Laudibus di Gallus, così abbiamo un anticipo del Natale. Grazie. Ha disperso i superbi, i pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato i vivi, ha ricolmato i beni agli più affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Thank you.
bravi. Chiedo ancora scusa, maestro, per la gaffa che ho fatto. Grazie ancora, grazie. E allora adesso accogliamo il coro del centro pensionati abatesi. Il coro nasce nel 2010 per volontà del soprano Maria da Monzaoltre e del dottor Pasquale Lenzini, in qualità del presidente del centro sociale anziani. Ed è la coesione di un gruppo di persone che mai nella loro vita avevano avuto esperienza di canto corale. Sollecitati dalla passione per la musica e dalla volontà di promuovere attività socialmente utili, il coro si prodiga nell'organizzazione di concerti, con l'intento di favorire lo scambio e la conoscenza tra i cori locali e non, per sostenere e promuovere il bel canto. I coristi non sono cantanti o musicisti, ma persone diversamente giovani provenienti da realtà diverse, accomunate dall'amore per la musica. È proprio questo sentimento che li aggrega, l'armonia che sono la musica, che è solo la musica che generosamente regala a chi si abbandona alle sue note. Il gruppo partecipa a diverse rassegne corali, sensibili alle tematiche sociali, e si è fatto promotore di concerti a favore di varie associazioni umanitarie. Sostiene attività di scambio corale. Al suo attivo un repertorio vasto che spazia dai classici napoletani alla musica sacra. Stasera, come dicevo prima, Dormi non piangere, Ave Maria Stella del Mare e Jingle Bells Rock. Li lascio alla maestra Mariella. Thank you.
ringraziamo il coro dei pensionati abbatesi e accogliamo invece il coro Amazing Grace. Il coro nasce a Gragnano nell'ottobre del 2015 ad opera del maestro Maria Teresa Cuomo. Il coro nasce per animare messe, funzioni di vario genere, concerti e per vivere lo spirito profondo della religiosità cristiana. Ha tenuto numerosi concerti, come quello svolto a San Mauro Forte, in provincia di Matera, a dicembre del 2017, e quello nella cattedrale del Rione Terra, secondo sito archeologico di tutta Europa, e partecipato a diverse rassegne. Il coro ha collaborato con privati e con il distretto turistico di Pompei, Valle del Sarno e Monti Lattari. Il repertorio varia principalmente dal gospel allo spiritual, al moderno, e stasera si avvale della collaborazione del percussionista Maurizio De Marchis. I brani che il coro eseguirà sono Amazing Grace, African Noel, Amen Amen, Ukutula, Jesus Be a Friends e I Paradisi. Accogliamo il coro gospel Amazing Grace.
Thank you.
Grazie, grazie, grazie a ognuno di voi. Ringrazio la scuola di musica della maestra Antonella Ferraioli che ha dato inizio a questo momento bello insieme. Ringrazio il maestro Pietro Russo con la corale di San Marzano Sosanno. Ringrazio il circolo Pezzoani Abatesi diretti dalla maestra Maria Rosa Oltre. Ringrazio, per la prima volta sono in mezzo a noi, il coro Gospel di Gragnano, diretto dalla maestra Maria Teresa Cuomo. E naturalmente un grazie a coloro che animano i momenti più belli di questa nostra abbazia, la corale Millennium, diretta dalla maestra Maria Rosaria Fiocco e dal nostro caro amico, anche lui, maestro anche lui, Rosario Damiano. Un abbraccio a tutti, grazie, grazie della vostra partecipazione. E adesso veniamo sul altare per cantare il canto del Magnificat che abbiamo pregato. Ognuno ha detto alcuni versi del cantico di Maria, adesso lo faremo tutti quanti insieme, e suonato dal maestro Pietro Russo, dall'organo che è stato restaurato, immaginate, quasi 50 anni quello che vediamo illuminato, è rimasto silenzioso. Ieri sera, dopo più di 3 anni di restauro, il nostro vescovo Giuseppe l'ha benedetto, restaurato, e questa sera insieme canteremo il cantico di Maria, un cantico che siamo chiamati, fratelli e sorelle, permettetemi di ripeterlo, di cantarlo ogni giorno. Vi inviterei, come vi abbiamo invitato in noi, sono Maria Fara, le suore, noi sacerdoti, ogni giorno nella preghiera del Vespro. Inviterei ognuno di voi a cantarlo, perché quando cantiamo questo Magnificat, quando lo preghiamo pure, ci apre il cuore. Queste parole che Maria ha rivolto nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, quando sollecita è andata lì a fargli visita e a mettersi al servizio di questi coniugi, di questi sposi che erano in età avanzata e attendevano un bambino, anche per loro un prodigio. Quindi anche noi siamo chiamati a fare questo ogni giorno, soprattutto nei momenti più particolari, magari più faticosi. Se noi preghiamo questo canto, sicuramente ci rasserenniamo, troviamo veramente tanta gioia nel cuore. Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno preso parte, tutti quelli che ci hanno aiutato, Gerardo Salvatino, c'è Guido, c'è qualche altro amico del gruppo Festeggiamenti Fedeli alla Tradizione. Ringrazio davvero, ha detto bene la ministra Maria Teresa Cuomo, che mancava l'esperto a piano, però sono venuti quelli alla percussione che erano magnifici, ha detto magnifici, è bello, ha usato un termine appropriato a loro. E veramente un grazie a tutti, mentre ci prepariamo a questo momento del cantico e poi subito dopo ci ritroviamo in sacrestia perché la corale Minerva vuole salutarvi insieme con me. Yeah.
su di voi, sulle vostre famiglie, su quanti incontrate in questo tempo di grazia la benedizione di Dio, l'Onnipotente che Padre, Figlio e Spirito Santo. Ieri sera il nostro vescovo Giuseppe, come dicendo l'organo restaurato di metà 800, ha ricordato le parole di Sant'Agostino, canta e cammina. Ecco, ci ha ricordato che siamo chiamati a cantare la fede. Ecco, proviamo a farlo per quelle strade che il Signore ci indica da percorrere, le strade che Lui illumina attraverso la Sua parola. E questo è quello che faccio a ognuno di voi, nelle vostre comunità, nelle vostre città, ovunque siete chiamati a cantare. Cantiamo senza paura, proprio come viene ricordato nel Vangelo già da questa sera, quello che ha ricevuto Maria, l'annuncio dell'angelo Gabriele. Non temete, il Signore lo dice a ognuno di noi, lo ripete, lo sussurra alle orecchie del cuore di ognuno di noi. Non temere, cammina, canta, oggi e per sempre. Amen. Grazie. Ascoltiamo questo pezzo che il maestro Piero Russo ci dona. Maestro, e poi ad Antonella Ferrero lo daremo. Ecco.
Grazie, grazie, grazie.